Oggi, amici miei, parleremo di un film un po' vecchiotto. Parlando molto francamente, sarà un film veramente vecchiotto, non nel senso che, non so, magari voi per vecchiotto intendete dire magari fin degli anni 70 o magari 60. No, 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 andremo ancora più indietro. Per un film che, tra l'altro, è universalmente considerato uno dei migliori film del suo genere, proprio in generale, oltre che uno dei migliori film del regista, che tra l'altro è uno dei miei registi preferiti. Infatti il film è degli anni 40, 44 per l'esattezza, quindi sì, parliamo di un film veramente vecchiotto. Perciò tranquilli, se magari alcuni di voi perderanno interesse in questo video e lo chiuderanno appena avranno sentito queste parole, preoccupatevi perché capisco perfettamente. Cioè, parlo molto sinceramente, io sono un film che guarda film di ogni età. Volendo essere onesto e pignolo, il film più vecchio che ho mai visto è del 1921, Il Gabinetto del Dottor Caligari, capolavoro intramontabile del cinema tedesco, che se non avete visto vi straconsiglio perché è veramente uno spettacolo. Tra l'altro è invecchiato benissimo, ha 101 anni, ma è invecchiato, cioè, è invecchiato meglio di film che avranno a malapena un decimo della sua età, letteralmente, perché ci sono film del 2010-2011 che, vi giuro, sono fatti talmente male che sembrano usciti prima ancora che nascesse Gesù, non so se è un'idea. Comunque, ciao a tutti ragazzi, io sono Cristian Antelini e do nuovamente il benvenuto nel mio canale, Il Giovane da Gofino Rosso. Quest'oggi faremo una recensione di La Fiamma del Peccato, film noir barra thriller del 1944 e diretto da Billy Wilder, che come vi dicevo è uno dei miei registi preferiti, tanto che è infatti uno dei suoi più grandi capolavori, ossia... Cacchio, si chiamava? Lo sapevo? Aspetta. Vabbè, diciamo che uno dei suoi più grandi capolavori è uno dei miei film preferiti. Via del Tramonto, ecco! Via del Tramonto, ecco qual era il film che non mi veniva il titolo. Via del Tramonto, sì, è uno dei miei film preferiti e lui lo diresse, quindi vabbè. Ma prima di cominciare una cosa importantissima. Qualora non aveste visto il film, non guardate a questo punto. Se invece l'avete visto, mettetevi comodi e buon divertimento. Innanzitutto, partiamo con la trama. Dunque, scusate, mi stavo grattando la schiena. Dicevo, La Fiamma del Peccato racconta la storia di Walter Neff, questo assicuratore non giudiziario, diciamo assicuratore, insomma, quest'uomo che lavora nelle assicurazioni, che un giorno fa la conoscenza di questa misteriosa donna, Phyllis Dietrichson, se non sbaglio il cognome Dietrichson, magari anche uno di voi, penso si pronunci così, però vabbè, il punto è che... Comunque, Walter fa la conoscenza di questa donna misteriosa, da cui resta subito affascinato e dalla quale si innamora. I due poi iniziano una relazione clandestina. Ma col tempo, Walter viene convinto, appunto da Phyllis, scusate, uso il nome di battesimo perché il cognome è troppo difficile da pronunciare, a compiere l'omicidio del marito di Phyllis, un uomo che a suo dire è crudele, egoista, la tratta male, non a livello di violenza fisica, però comunque la fa sentire una nullità, la fa sentire come se fosse prigioniera. E lui, appunto, svolge questo omicidio uccidendo il marito, deciso tra l'altro a scappare insieme a lei con i soldi che guadagnerebbero dall'assicurazione. Solo che a seguito appunto dell'omicidio dell'uomo, ne scaturiranno degli eventi inaspettati che porteranno a un'inattesa conclusione. Bene, passata a parte la trama, vado allo stabile la mia opinione. Innanzitutto devo confessarvi che la prima volta che ho visto questo film mi ha fatto schifo. Se lo so cosa starete pensando. Cioè, a questo punto magari starete pensando, scusa, ma se vi fa schifo perché ne sta parlando? Perché all'inizio del video ha detto che per lui è uno dei migliori film del suo genere? La verità è che, paradossalmente, è colpa del doppiaggio. Tra l'altro, non so se ci avete mai fatto caso, questa è una cosa che sinceramente mi ha sempre dato molto fastidio, ma purtroppo è vera. 9 volte su 10, i film usciti prima degli anni 50, o magari anche usciti in quegli anni, sono doppiati malissimo. Cioè, no, non sto scherzando, veramente. Guardate, i film di quegli anni doppiati bene, o comunque abbastanza bene da non indebolire il film, sono forse una decina, magari anche meno. Parlando francamente, gli unici che mi vengono in mente sono Casablanca, che tra l'altro è un altro dei miei film preferiti, e Il Mago di Oz. Cioè, gli altri, anche se sono capolavori, sono doppiati talmente male che, madonna, se vessi italiano sembrano una schifezza. Quarto Potere è un esempio perfetto. Quarto Potere è uno dei miei film preferiti. Tra l'altro è universalmente considerato, giustamente aggiungerei, il miglior film di sempre. Non so scherzando, è vero. E tra l'altro è anche uno dei film più importanti di sempre. Ma se guardate in italiano... Cioè, sembra di guardare una commedia di Boldi e De Sica, per quanto fa schifo. Io non ho parole, veramente. Però, quando lingua originale, madonna, nulla da ridire. È un film che sfiora la perfezione, letteralmente. Cioè, mettiamo il caso, la perfezione qui, Quarto Potere arriva qua. Per farvi capire. Per non parlare di... come si chiamava quell'altro? Vabbè, ci sono altri esempi, ma adesso non mi vengono in mente. Il punto è che il doppiaggio di quell'epoca faceva così schifo che anche questo film qua, appunto, che è del 44, quando lo vidi la prima volta, mi lasciò proprio
con la mano in bocca. Avevo letto recensioni che lo elogiavano come uno dei più grandi film di sempre. Tra l'altro, non so se lo sapete, ma il film è stato inserito al 38esimo posto, 300 migliori film statunitensi di sempre, dall'American Film Institute, quindi è al secondo posto tra i film, tra i migliori thriller di sempre, sempre dalla stessa associazione. Quindi anche per questo, quando l'ho visto, sono rimasto male. Mi era sembrato uno schifo. Ma l'altro giorno, del tutto casualmente, mi sono ritrovato a riguardarlo. Allora ho pensato, proviamo a guardare la lingua originale, magari mi piace. E sono rimasto senza parole. Cioè, parlando molto sinceramente, ragazzi, penso che sia uno dei film più belli di sempre. Cioè, non sto scherzando, letteralmente. Non parlo solo del suo genere, a parte il fatto che io, devo essere onesto, ho sempre provato una profonda ammirazione per i noir, li adoro. Ne avrò visti almeno un centinaio e 99 di questi, come minimo, mi sono piaciuti tantissimo. Casablanca è il mio preferito in assoluto ed è uno dei miei film preferiti in assoluto. È un genere che sinceramente amo, quindi anche per questo film all'inizio mi è sembrato una così grande delusione, ma adesso avendolo riguardato in lingua originale sono rimasto colpito. Uno dei più bei film che abbia mai visto, in particolare proprio per la sceneggiatura. È un film che gioca tantissimo sul falso e sul vero, cioè, in particolare proprio grazie ai dialoghi, mai banali, mai, ma che poi, dettaglio interessante questo, che è quello che sto per dirvi appunto. Una cosa che ho sempre trovato azzeccata, voglio dire stupenda dei noir, che non ho voluto dirci, non sempre perché mi è capitato un paio di volte, pochissime però sì, che i dialoghi non sono mai superflui. Che non è. Può sembrare un dettaglio irrilevante, eh? Può sembrare un dettaglio irrilevante, davvero, eh? Ah, perché ci sono alcuni che magari si stanno lì a dire, ma tanto i dialoghi a che cacchio servono, mandano solo avanti a. No, ragazzi, attenzione, eh. I dialoghi sono importantissimi, ve lo assicuro, sono importantissimi, anche perché spesso sono la parte più importante del film. Dipende dal film stesso, ovviamente, però a volte può succedere. E a volte, anche nei film più belli, anche magari in grandissimi capolavori, un paio di dialoghi banali o comunque non necessari possono scapparti anche per sbaglio, però succede. In questo film, no, non c'è un dialogo superfluo, non c'è un dialogo fatto male. Se poi ci mettiamo che i due attori protagonisti, che sono Barbara Stanwyck e Fred McCary, se non ricordo male si scrive così il cognome, sono stati perfetti nella parte, ma così perfetti, vi giuro, che quando ho scoperto che non erano stati premiati con l'Oscar ci sono rimasto malissimo. Cioè, abbiamo a che fare con un film che sfiora la perfezione anche in questo caso. I dialoghi sono geniali, ma ben costruiti, interpretati benissimo, non ce n'è uno fuori luogo, neanche uno. E poi giocano tantissimo sul vero e falso, con lei che sembra esserne così convinta, nel senso, nelle cose che dice. Quando per esempio dice ti amo Walter, sono veramente innamorata, ma poi in alcuni momenti più tardi lui è coinvolto in altri dialoghi che gli fanno dire magari, ehi, ma non è che mi stai imbrogliando, non è che c'è sotto qualcosa. Cioè, gioca tantissimo sul concetto tra realtà e finzione. Che diventa veramente efficace, procede con una narrazione solida e costante, che non manca un colpo e che aggiunge una conclusione veramente incredibile, perché solo alla fine diventa tutto chiaro. Solo alla fine capisci veramente che cosa è successo. Non nel senso che la trama è così articolata che non si capisce niente. No, non dico questo. Cioè, no, la trama è articolata, ma in senso buono, tranquilli, in senso buono. Solo che, appunto, grazie ai dialoghi, c'è un senso di finzione che è così ben congegnato e così ben sostenuto, che ti pone veramente a chiederti chi è che sta mentendo. Qualcuno dice il falso, perché questa è una cosa che è ovvia fin dall'inizio, ma tu non capisci chi è fino alla fine della storia, ed è soprattutto in questo che sta il bello del film. Questo suo giocare con il vero e il falso, con questi dialoghi così ben realizzati e ben interpretati, che ti fanno dire a volte, cacchio, è così onesta, ma poi dici, cacchio, ma non è che sta mentendo. Cioè, è un film veramente spettacolare su quel fronte. Ed è la parte più importante quella. Giocare benissimo sulla storia, sulla narrazione, sui dialoghi. È una cosa importante quando costruisci un film di questo genere. E Billy Wilder ci è riuscito alla perfezione, creando uno dei noir più geniali e affascinanti, oltre che meglio articolati a livello narrativo, della storia del cinema. Se tutto questo ci aggiungiamo, come vi dicevo prima, una Barbara Stanwyck perfetta, a mio parere, nel suo ruolo migliore. Un Fred McCurry altrettanto magnifico. Una fotografia spettacolare. Tra l'altro, altra cosa geniale, pane bianco e nero. Per me, i noir dovrebbero essere fatti solo in bianco e nero. Mi è capitato di vedere qualcuno a colore, devo dire che non mi sono dispiaciuti, eh. Però, secondo me, il bianco e nero è perfetto per i noir, perché il bianco e nero dà una sensazione di luce e ombra che, sinceramente, trovo azzeccatissimo per il genere cinematografico in sé. Quindi, per questo penso che dovrebbero essere fatti tutti in bianco e nero. Poi, vabbè.
Fortunatamente ci sono quei noir comunque fatti a colori che sono stupendi, tipo per esempio Chinatown di Roman Polanski, che se non avete visto vi straconsiglio perché è un altro capolavoro del suo genere. Comunque, dicevo, no, cosa stavo dicendo? Ho perso il filo. Ah sì, dicevo, La Fiamma del Peccato è un noir così ben costruito in tutte le sue parti, in tutte le sue sfumature, potremmo dire, che proprio per questo lo reputo uno dei più grandi capolavori della storia del cinema. Unito al fatto che comunque la regia è spettacolare, la fotografia è eccellente, il cast è stupendo, la sceneggiatura è di primo ordine. Insomma, abbiamo a che fare con un vero e proprio capolavoro della storia del cinema. E vabbè, andando a concludere, riassumendo diciamo in poche parole, dandomi la mia valutazione finale, in un voto da 1 a 10 gli do un convintissimo 9,2. Pensate ci fosse altro da aggiungere? Secondo voi è un film troppo vecchio e per questo vi fa schifo? Credete che io sia un idiota perché guardo film così vecchi? Fatemi sapere nei commenti. Bene. Per oggi è tutto, spero che la recensione vi sia piaciuta. E come sempre, se c'è qualche figata che c'è Siska, fatemi sapere nei commenti. Vi auguro una buona giornata, arrivederci. Ah, e tra parentesi, buon San Valentino a tutti, è la mia festa preferita. Ci vediamo prossimamente, ciao a tutti.